Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei capelli, visto che è un argomento molto gettonato e molto richiesto da voi. Ci tengo subito a dirvi che io non sono minimamente esperta nel campo capelli, perché non ho mai fatto uno dei miei capelli, non so i termini tecnici dei parrucchieri, quindi tutto ciò che vi dirò oggi deriva dalla mia esperienza, da quello che mi ha detto la mia parrucchiera o che ho sentito in giro per il web. Direi di partire con la domanda che mi fate più frequentemente, ovvero perché ho tinto i capelli di questo colore. Non so nemmeno io dove vidi la prima volta il colore lilla, pastello lavanda, probabilmente su Animal Crossing New Leaf, era una delle nuove tinte diciamo introdotte, mi ero innamorata follemente di quel colore. Comunque non avevo il coraggio di farmi i capelli di quel colore, anche perché non avevo mai visto nessuno portarli. Dall'anno scorso invece ho visto che molte più persone hanno incominciato a tingersi i capelli di lavanda, di lilla, e condividevano appunto la loro esperienza o su YouTube o comunque su internet, quindi ho avuto anche modo di informarmi meglio su come farsi i capelli di quel colore. È un colore che mi è sempre piaciuto tanto e dà secondo me un tocco di magico, di fantasy alla persona che appunto indossa i capelli di quel colore. Inoltre avevo veramente bisogno di un cambiamento. Un giorno mi sono detta: se non lo faccio adesso probabilmente non lo farò mai più, quindi ho preso coraggio e sono andata dalla parrucchiera e mi sono informata innanzitutto se era possibile appunto arrivare al colore che desideravo partendo dai miei capelli, che vedete sono comunque castani. Sapevo che bisognava colorarli ed era una cosa che mi spaventava tantissimo, perché avevo paura che si bruciassero i capelli, avevo paura di perderli, non so per quale motivo. Non ho mai decolorato tutti i miei capelli, da giovane ho fatto solo qualche mesh, quindi ero veramente molto terrorizzata all'idea di rovinare in maniera abbastanza irreversibile, tra virgolette, i miei capelli. E invece per fortuna i miei capelli sono rimasti sani, quasi quanto lo erano prima della decolorazione, sono comunque morbidi e lucenti. Un fattore che probabilmente ha influenzato questa resa sui miei capelli è il fatto che avevo i capelli naturali, non li avevo tinti, non li avevo trattati in alcun modo, non avevo fatto mesh, chatouche, niente di tutto ciò, avevo veramente i capelli naturali, e secondo la parrucchiera questo influisce veramente tanto sulla resa, sia della decolorazione che della tinta. In passato avevo tinto i miei capelli, avevo fatto appunto le mesh bionde, avevo fatto la tinta rossa, viola scuro, però dopo queste varie tinte mi ero tagliata i capelli quasi a zero, li avevo tagliati veramente corti corti corti, quindi quando poi sono ricresciuti fino a più o meno questa lunghezza erano veramente i miei capelli naturali. Nonostante io abbia di base dei capelli quindi abbastanza sani, che non si sono rovinati tanto, devo comunque starci attenta perché i capelli decolorati sono molto fragili e tendono a seccarsi. Ho fatto un post sul blog riguardo alla mia routine per capelli lilla che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Brevemente, ciò che faccio per non danneggiarli troppo è non lavarli frequentemente, li lavo una volta ogni 7-8 giorni, che può sembrare una cosa schifosa, ma in realtà lavando i capelli sempre meno spesso si sporcano anche meno spesso, nel senso che io da quando lavo i capelli una volta a settimana ho notato che i capelli mi rimangono veramente puliti, da poterli lasciare così sciolti senza doverli raccogliere almeno per 4 giorni, cosa che per me prima era un'utopia, perché dovevo lavare i capelli quasi un giorno sì e un giorno no, mentre pian piano, facendo passare sempre un giorno di più per prima di lavarli, ho visto che i capelli incominciavano a sporcarsi sempre più tardi, quindi arrivo al giorno in cui li devo lavare che non sono così schifosi, unti come uno si potrebbe aspettare. Inoltre cerco di limitare il più possibile l'utilizzo di fonti di calore, come ad esempio il phon, le piastre, le arance capelli non li uso più, perché appunto il calore tende a seccare ulteriormente i capelli, quindi potrebbero diventare più fragili e spezzarsi molto più facilmente. Inoltre cerco di idratarli il più possibile utilizzando delle maschere o ad esempio l'olio di cocco. Faccio tipo degli impacchi con l'olio di cocco o il giorno prima di lavarli, se devo stare in casa e non uscire, perché ovviamente essendo un olio unge i capelli, oppure qualche ora prima di lavare i capelli mi metto l'olio di cocco in modo da ammorbidirli e fare una sorta di impacco. Un altro motivo per cui lavo i capelli una volta a settimana è per mantenere questo colore il più a lungo possibile, perché è un colore che scarica veramente tanto, quindi quando andate a lavare i capelli va via tanto colore, dopo 3-4 lavaggi mi ritrovo i capelli grigi. Per questo motivo devo rifare la tinta una volta al mese e a volte vado dalla parrucchiera, altre volte la faccio a casa. Ciò che cambia è essenzialmente che dalla parrucchiera spendo un po' di più anche se ho un risultato più professionale, mentre a casa magari posso risparmiare qualche
cosa. In genere vado dalla parrucchiera quando ho un evento importante o ci tengo a farmi particolarmente bella, che ne so, per il mio compleanno o per un matrimonio. Mentre a casa semplicemente per ridare un po' di colore appunto ai miei capelli, per non lasciarli proprio grigi grigi. Per farmi i capelli a casa utilizzo le tinte della Manic Panic, non utilizzo un colore solo, dopo vi faccio vedere il mio mix, e più che delle vere e proprie tinte sono dei balsami colorati, per questo non durano tantissimo, ma alla fine non ho notato tantissima differenza fra queste e quella della parrucchiera. Forse quelle della parrucchiera mi durano un lavaggio di più, ma secondo me, al di là della marca, della tinta, è proprio il colore che tende a scaricare veramente tanto e quindi a durare poco sui capelli. Al momento io mi trovo molto bene con queste tinte della Manic Panic perché ammorbidiscono veramente tanto i capelli, non me li danneggiano, si possono trovare facilmente sia su Amazon che su eBay o su Emp. Come vi dicevo prima, utilizzo un mix di tinte della Manic Panic. Utilizzo principalmente Mystic Ether, che è appunto il viola classico, assieme a una punta di Lilacs, che è invece una tinta più blu, che mi serve a dare una tonalità più fredda al mio lilla, e ci aggiungo poi il Pastelizer, vedete, praticamente un balsamo bianco che serve appunto a rendere la tinta più color pastello, di un colore più tenue. A questo punto direi di rispondere alle vostre domande, perché non mi viene in mente altro di utile da dirvi riguardo appunto questo argomento. Michele Shinichi Roses Hideki, spero di averlo detto giusto, chiede: ciao, dove prendi materiali per la cura dei capelli? Hai dei negozi specifici o li prendi in centri commerciali? Sei dolcissima, un saluto. Grazie mille. Per la cura dei capelli essenzialmente utilizzo uno shampoo normalissimo che prendo al supermercato, uno shampoo per riflessi grigi, per dare un tono diciamo più grigio, più freddo ai capelli in modo che non diventino gialli. Non so se ci avete mai fatto caso che alcune tinte quando vanno via fanno vedere il giallo del capello decolorato ed è un pochettino brutto, quindi per evitare questo si utilizza uno shampoo apposito che rende i capelli un pochettino più grigi, e questo l'ho comprato invece dalla parrucchiera. La maschera poi che utilizzo per i capelli, anche quella l'ho presa dalla parrucchiera, ma se ne trovano tante anche nei centri commerciali, mentre le tinte, come vi dicevo, le prendo da Amazon o da eBay. Arianna Ricci: hai una routine da seguire per il lavaggio e o cura in generale? Se sì, in cosa consiste? Ho fatto, come vi dicevo, un post molto accurato sul blog a riguardo, quindi ve lo lascio nelle schede. Naomi Ingenito: dopo le varie tinture i capelli risultano più fragili e rovinati? No, non è la tinta a rovinare i capelli, ma il calore. Quindi l'asciugacapelli, la ricciacapelli, la piastra. Bisognerebbe cercare di limitare il più possibile le fonti di calore, che sono quelle che rovinano più, diciamo, il capello, o utilizzare dei prodotti che fungano un po' da barriera. Martina CVL04: i tuoi genitori hanno approvato subito la tua scelta, ma soprattutto quando li hai fatti gli sono piaciuti? Un bacetto. Allora, mia mamma era probabilmente un po' timorosa di questa mia scelta, non era convinta al 100%, non so per quale motivo, aveva capito che mi facevo soltanto le punte colorate e non tutti i capelli, quindi la prima volta che mi ha visto è rimasta un po' così, però l'ha accettato pian piano. A mio babbo invece sono piaciuti quasi da subito, all'inizio mi dava della nonnetta perché il primo colore che ho fatto era molto chiaro, molto più sul grigio, e quindi sembravo un po' vecchietta, ma pian piano si sono comunque abituati, come me. D'altronde vedermi per la prima volta con i capelli lilla allo specchio è stato un po' uno shock, per quanto mi potessero piacere, perché mi sono sempre vista con i capelli castani, però pian piano mi sono abituata e si sono abituati anche loro, mi sostengono praticamente in quasi tutto ciò che faccio, quindi sono molto fortunata per questo. Ale Riz: quante tinture hai fatto? Sei sempre stata fiera del risultato? Te ne sei mai pentita? Come vi dicevo all'inizio, ho fatto le mesh, mi sono fatta rossa, viola e adesso lilla. Non mi piacevo tantissimo con i capelli viola scuro, perché subito dopo un lavaggio o due lavaggi erano diventati rossicci, e quindi non mi sono mai pentita dei colori che ho fatto ai capelli, però potevo stare anche senza. Twin The Lines WT: adoro il tuo canale, ho sempre voluto fare anche io una pazzia del genere, solo che sono terrorizzata dalla decolorazione. Anche io ero molto terrorizzata. I tuoi capelli si sono rovinati molto? No, nel senso che sono diventati un pochettino più secchi, è inevitabile.
Per questo non me la sento di utilizzare ad esempio piastre o ricciacapelli, perché ho paura di bruciare i capelli, di rovinarli veramente in maniera irreversibile, e cerco di utilizzare delle maschere oppure degli oli appunto per nutrirli e renderli un pochettino più morbidi. Sabrina Ferla: ciao Doni, volevo chiederti quanto resiste il colore, cioè dopo che li hai lavati non so due volte il colore si schiarisce subito o rimane? Purtroppo questo colore scarica tanto, quindi già dopo uno o due lavaggi vedi che i colori sono molto più chiari di come erano all'inizio. Purtroppo è così, ancora non sono riuscita a trovare qualcuno che usasse delle tinte molto resistenti. Ho visto che bene o male a tutte le ragazze si schiariscono veramente in fretta, quindi penso proprio che sia il tipo di colore che non si attacca bene al capello. Adesso sapete, io non sono esperta di queste cose, quindi non ne ho idea, però vedendo su di me sia le tinte che faccio a casa che quelle della parrucchiera, appena li lavi scaricano molto. Piccola Kitten 91: ciao Doni, volevo chiederti, hai mai pensato di farti bionda? Così stai benissimo, ma è solo una piccola curiosità. Un bacione, ti seguo sempre, grazie mille. In realtà quando mi ero fatta le mesh bionde ne avevo fatte tante che sembravo quasi bionda e non mi piacevo particolarmente, o meglio, quando le avevo fatte mi piacevo tanto perché mi piaceva l'idea di essere bionda, però riguardando le foto sembravo veramente molto più vecchia e si vedeva che era un colore veramente innaturale su di me, quindi non mi farei mai più bionda. E questo era quindi tutto ciò che c'era da sapere sui miei capelli. Mi sembra una cosa un pochettino strana, però effettivamente mi facevate veramente tante domande riguardo ai capelli, quindi spero che in qualche modo questo video vi possa essere utile. Il mio consiglio, se avete intenzione di tingervi i capelli, è di informarvi il più possibile. Ormai su internet c'è veramente di tutto, dalle recensioni dei parrucchieri, anche i siti dei parrucchieri in cui dicono magari che tinte fanno, mettono le foto delle tinte che hanno fatto. Cercate di informarvi veramente il più possibile, anche guardando video, leggendo post di persone che appunto si sono tinte i capelli magari del colore che state cercando, in modo da avere più consigli possibili. È una cosa che mi è stata veramente molto utile, anche se io alla fine sono andata dalla mia parrucchiera di fiducia, perché appunto conosce me, i miei capelli, e poi è riuscita comunque a colorarli del colore che volevo, quindi sì. Però voi, mi raccomando, informatevi prima di fare qualcosa di questo tipo, in modo da non rimanere né delusi né scontenti, soprattutto in modo da non rovinare eccessivamente i vostri capelli. Sono soltanto capelli, si possono tagliare e chi se ne frega, si sta bene anche senza, soprattutto con questo caldo, però so che possono essere una cosa importante per alcune persone. Se avete altre domande o curiosità, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto che vi risponderò al più presto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!